Se mi conoscete un po' lo sapete, io non sono un grande amante della comparazione fra giocatori, perché ognuno fa storia a sé, soprattutto non mi piacciono i paragoni fra giocatori di epoche diverse. Però se mi chiedete quali siano i due più grandi centravanti, i due migliori numeri 9 che io abbia mai visto da quando sono al mondo, vi rispondo molto velocemente e vi rispondo Ronaldo il fenomeno e Marco Van Basten. Due figure in qualche modo accomunabili, anche se hanno giocato in periodi differenti. Due eroi belli e tecnologici, tra virgolette. In che senso? Partivano dalle basi classiche del ruolo, uno con grande velocità, l'altro con una struttura imponente e straordinaria, ma le hanno reinterpretate in modo moderno, in modo che poi è diventato eterno. E sono anche due figure, se vogliamo, tragiche, perché segnate da una maledizione, la maledizione portata dagli infortuni, dalle fragilità, uno per le ginocchia, l'altro per le caviglie, soprattutto l'altro, Marco Van Basten. Marco Van Basten ha vinto 3 palloni d'oro, ha conquistato 24 trofei di squadra, è stato 8 volte capocannoniere, ha segnato probabilmente, ma l'avverbio superfluo, il gol più bello mai visto in una finale di un campionato europeo per nazioni e ha smesso di giocare a 28 anni. La domanda è: più godimento o rimpianto? Anche in questo caso non ho dubbi. Aver visto giocare Marco Van Basten, aver vissuto il calciatore Van Basten è senza dubbio un privilegio per il quale dobbiamo rendere grazie in eterno. Di gol ne ha segnati 314 a livello ufficiale e ne ha segnati veramente in tutti i modi. Ha segnato di potenza, perché ripeto, Marco Van Basten era una statua, era un giocatore inarrestabile nel corpo a corpo. Ha segnato tantissimo di tecnica, perché poi la sua raffinatezza lo portava a saper usare benissimo entrambi i piedi e quell'eleganza quasi eterea, innaturale, sicuramente particolarissima per un giocatore con quel tipo di fisico, lo ha portato ad essere soprannominato il cigno di Utrecht. Ha segnato da lontano, perché comunque quando aveva il pallone fra i piedi era un cecchino. Ha segnato da vicino, perché ha sempre avuto il killer instinct assoluto del grande predatore, del grande realizzatore. Ha segnato in partite determinanti, ha segnato in partite di passaggio, ha anche fatto fare tanti gol, vedere per credere, ad esempio quello realizzato da Rijkaard nella finale di Coppa dei Campioni contro il Benfica, figlio di una sua visionaria apertura quasi da numero 10. Ma il marchio di fabbrica del gol ideale di Marco Van Basten è indubbiamente l'acrobazia, intesa come colpo di testa e intesa come giocata spettacolare, come rovesciata. Se non avete mai visto il suo gol in rovesciata contro il Den Bosch o quello che ha realizzato contro il Göteborg mandando in visibilio a San Siro, vi assicuro che non vi rivolgerò mai più la parola. Ecco, la serata di Milan-Göteborg, novembre 1992, in cui cala un poker e diventa uno dei pochissimi giocatori ad aver segnato 4 reti in una partita di Coppa dei Campioni o Champions League, è una serata centrale per parlare di Marco Van Basten, perché è una delle sue serate più spettacolari, ma è anche l'inizio della sua fine, proprio nel momento in cui sembrava aver toccato il massimo picco della sua storia. Ve l'ho detto, il passaggio di Marco Van Basten da numero 1 a ex giocatore è stato incredibilmente repentino, è avvenuto in un tempo infinitesimale. Torniamo al novembre del 1992, un mese nel quale peraltro di poker ne ha calati due, uno in faccia al Napoli e quello appunto al Göteborg del malcapitato portiere Ravelli nella serata di San Siro, in cui si giocava un particolare girone di semifinale della Champions League. Erano ancora i primi anni in cui si passava dal format classico della Coppa dei Campioni a quello appunto della Champions. Lì Marco Van Basten è il più grande giocatore che ci sia al mondo, segna 4 reti contro gli svedesi, è la fine di novembre, all'inizio di dicembre gli viene consegnato il suo terzo pallone d'oro, cosa riuscita prima solo ad altri due giocatori in tutta la storia del calcio, uno Michel Platini, l'altro Johan Cruyff, il maestro, il mentore e non solo nella carriera di Marco Van Basten.
Il giorno dopo la consegna del pallone d'oro, Van Basten prende, da Milano parte e va a St. Moritz. È dicembre, ma non va a fare una vacanza spensierata sulla neve. Va ad operarsi per la terza volta alle caviglie. Si pensa a un paio di mesi, al massimo 3 di degenza, ce ne metterà 4 a rientrare. Rientra per il gran finale di stagione del Milan di Capello, fa una comparsata uscendo dalla panchina a Udine e poi Don Fabio gli dà la numero 9, gli dà la titolarità per la trasferta allo stadio del Conero di Ancona. Una trasferta complicata, non perché l'Ancona sia un avversario particolarmente temibile, è già praticamente retrocessa, ma perché il grande Milan non vinceva da 7 giornate e si stava facendo strada l'ipotesi piuttosto utopica, e questo si rivelerà, di una possibile rimonta dell'Inter. Il Milan va a giocare ad Ancona con Van Basten titolare. Van Basten che si presenta a quella partita avendone saltate tante, ma con uno score straordinario, 19 gol segnati in 19 gare stagionali. C'è bisogno di lui. L'ultima volta che ha segnato è stata appunto la notte dei 4 gol al Göteborg. Ne farà ancora uno solo in tutta la sua carriera, l'ultimo gol della carriera di Marco Van Basten, segnato lì ad Ancona in una partita che viene sbloccata da Rijkaard, che Van Basten mette al sicuro segnando di testa, arrivando con potenza, arrivando in modo letale su un corner pennellato da Roberto Donadoni. Poi il Milan segnerà il terzo gol con una punizione di Albertini deviata in barriera da Paolo Maldini. L'Ancona accorcerà sull'1-3 con Vecchiola, il Milan otterrà la propria vittoria e rimetterà al sicuro la conquista del campionato. Van Basten il suo ultimo gol nel campionato italiano e in generale nella sua carriera lo segna al portiere Alessandro Nista, curiosamente quello a cui ai tempi del Pisa aveva segnato il suo primo gol nel calcio italiano, e come detto lo segna di testa, e di testa aveva segnato anche il suo primo gol decisivo in una finale internazionale. Riavvolgiamo il nastro ancora un po', torniamo al 1986, quando Van Basten si era ormai consacrato come grandioso, strepitoso talento nelle file dell'Ajax. La finale della Coppa delle Coppe del 1986 vede l'Ajax di Johan Cruyff, diventato allenatore dopo che da giocatore aveva battezzato letteralmente il debutto di Van Basten, perché quando Van Basten ha 17 anni e mezzo per la prima volta entra in campo in una partita professionistica, lo fa come sostituto proprio di Johan Cruyff, che lascia il terreno di gioco in un'immagine che rappresenta un passaggio di consegne molto concreto ma anche molto evocativo. L'Ajax arriva alla finale della Coppa delle Coppe, la gioca contro il Lokomotiv di Lipsia e la vince con un gol di testa di Marco Van Basten, che anche allora, pur essendo giovanissimo, pur essendo all'inizio della propria esplosione, era al rientro, rientrava da un problema alla caviglia. Era già un giocatore del Milan, che lo aveva acquistato, ci aveva provato prima la Fiorentina, poi non si era concretizzata l'operazione per dei passaggi anche abbastanza contestati. Il Milan è già sicuro di avere in mano questo asso olandese, lui decide la finale della Coppa delle Coppe di testa, poi va al Milan, arriva, vince, domina, conquista tutto. E in 7 anni, dalla finale di Coppa delle Coppe dell'86 alla finale di Coppa dei Campioni o Champions League del 1993, si consuma tutta la sua straordinaria carriera, perché l'ultima partita che Van Basten gioca in assoluto è appunto una finale di Champions, una finale maledetta per il Milan, quella di Monaco di Baviera contro l'Olympique Marsiglia, una finale persa per il gol di Basil Boli, una finale che Van Basten gioca solo per onor di firma, fa 85 minuti, vede che il dolore è insopportabile. Da lì non metterà mai più piede in campo, farà altre 2 operazioni alle caviglie in posti diversi d'Europa, ci proverà per 2 anni e poi ci lascerà solo quell'immagine estremamente triste del saluto a San Siro con la giacca di renna, con l'espressione di chi ha capito che con il calcio, almeno in campo, non potrà mai più avere a che fare. A 28 anni, in 7 anni si è consumata tutta questa carriera. E allora torniamo alla domanda originale: più rimpianto o più soddisfazione per averlo visto? È stato indubbiamente troppo breve, e questo fa male, ma ve l'ho detto prima, è stato talmente eterno da spazzare via qualsiasi tipo di rimpianto.